La meraviglia! Grazie Barbara, che onore essere qui. Allora, cara Raffaella, tu sei di un paesino? Sì. Sei di? Sono di Aiano Irpino, in provincia di Avellino. Lo so, ma i tuoi invece genitori sono di Bitonto? Sono di Bitonto, provincia di Bari. Quindi c'è Puglia e Campania, sì, messe insieme per una sangue super pugliese, terrona. Però sono nata, sono cresciuta con l'aria e il cibo campano. Super terrona. Iniziamo, perché a casa magari si diranno: ma io questa Raffaella Modugno l'ho già vista da qualche parte. Due volte a Miss Italia, sì, e non solo, anche Pechino Express ultimamente. Sì, ultimamente. E non solo. Partiamo così. 048, Raffaella Modugno, 19 anni, nata ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Raffaella Modugno! Mamma mia! Ma tu sei stata esclusa a Miss Italia? Cioè, cos'è successo? Per due volte sei stata lì? La prima volta no, sono stata eliminata. Sono arrivata tra le prime 10 e poi sono uscita. E la seconda volta sono stata squalificata per il problema delle foto di nudo che erano contro il regolamento. Sì. Sono uscite delle foto che non sarebbero mai dovute uscire perché non avevamo una liberatoria, quindi ho partecipando, perché ero tranquilla che non sarebbe uscito niente di tutto questo, invece a mia sorpresa... E ti hanno cacciato fuori? Mi hanno cacciata fuori. Beh, io, scusami, che hai litigato, hai avuto qualcosa da dire con Guglielmo Mariotto? Questo è il primo anno, sì, perché quando sono stata eliminata, le ragazze eliminate sedevamo dietro la giuria, quindi noi ascoltavamo molto bene i loro commenti, e quando Mariotto ha commentato nei riguardi della terza classificata sulla sua fisicità, che era troppo grossa, e parlavo di una ragazza 1,82 m, taglia 42, allora mi sono arrabbiata, perché per un mese intero avevano parlato di che erano un programma contro l'anoressia, che ben vengano le curve e quant'altro. Sentirmi dire un commento del genere non era adeguato, anche perché stiamo parlando di un corso di bellezza, e la bellezza è bella perché varia. C'è chi piace quella alta, quella bassa, quella in Bravissima. Carne, quella... Senti, voi siete due sorelle? Due gemelle. Completamente diverse. Diverse? Io sì, io sono scura, riccia, una chiama molto folta, e lei invece è bionda, chiara, carnagione molto chiara, occhi verdi. E come si chiama tua sorella? Rosanna. Rosanna, sorpresina! No! Guarda là. Ciao sorella mia, ciao Barbara e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo. Tu Raffa non te lo aspettavi, vero? E invece eccomi qui pronta a sostenerti ancora una volta. Non potevo mancare in questa grande occasione. Ricordi tempo fa, quando un po' malinconica mi confidasti che nonostante lavorassi molto come modella, fossi più richiesta all'estero che nella tua Italia? Beh, oggi eccoti lì, splendente più che mai, e anche grazie alla cara Barbara stai avendo la possibilità di farti conoscere nella tua patria. Non mi resta che augurarti il meglio nella vita e ricorda che io sarò sempre la tua prima fan. Un bacione a tutti!
Ciao. È vero. Cominciamo con le lacrime. È vero, lei è sempre stata la mia prima fan, insieme a mio padre, mia mamma e mio fratello. Senti, ma a proposito di lacrime, io so che da pochissimi giorni hai mollato il tuo fidanzato. Sì. Il motivo non è il calendario, problemi normali di una coppia normalissima. Non sono felice di parlarne perché anche se l'altra persona ha sbagliato so che sta soffrendo. No, però io so, e se lo so vuol dire che sì, da qualche parte l'hanno sì letto, che tu hai fatto una cosa che non bisogna mai fare. Cosa hai fatto? Non mi era mai successo, la gelosia non è mai fatta non è stata mai parte di me e questa volta ho ceduto, ho preso il telefono. Ho preso il telefono. Hai controllato il telefonino? L'ho fatto, sì. E ti sei accorto di delle cose? Mi sono accorta di diverse cose, ci sono rimasta malissimo. E molto. Quindi gli hai detto ciao? Sono sempre stata per il perdono, nella mia vita ho sempre perdonato, però lo puoi fare una volta, due volte, non di più. Hai fatto bene. hai fatto bene. Troppo è successo. Non si tradisce, non si fa. Senti, ma tuo padre, che è sempre stato, cioè, poi lui è, se non sbaglio, della Guardia di Finanza, no? Un pugliese, militare, quindi militare, ti lascio immaginare come è stato fratello rigido. Carabiniere. Sì, quindi è stato rigido, molto. Il rigore. Sì, ma pensa che, ti dico, guarda, che mio padre non mi permetteva di andare a studiare a casa delle amichette che avevano un fratello maggiore, non potevo andare in gita perché erano di distruzione, non di istruzione, ma perché, non perché non si fidava di me e di mia sorella, semplicemente degli altri, e lei comunque conoscevamo già molto dopo. E si era reso conto che ci guardavano gli uomini piuttosto che i coetanei, era semplicemente spaventato. E io lo comprendo perché ho avuto un papà ancora peggio. Sono due, non è una. Ma quando tu hai fatto il primo calendario a tuo padre finanziere e a tuo fratello carabiniere, che fa anche rima, come gliel'hai detto? Io qualsiasi proposta di lavoro ne parlo sempre con la mia famiglia. Mio padre mi ha detto, tu sai cosa è giusto per te, per il tuo lavoro. Ero un po' pensierosa perché credevo che mi potesse chiudere diverse porte. Mio padre mi ha detto, non mi sembra che in passato sia andata così, quindi se questo è il tuo problema ti sbagli. Da parte mia la vivrò in modo sereno, quindi viviti in modo sereno la tua scelta. Alla fine l'ho fatto. Non lo porto a casa, non credo che mio padre lo voglia vedere, ma lui sta tranquillo, è normale, il paese mormora, ma molte volte il mormorio non è soltanto negativo, magari ti fanno anche tanti complimenti. E certo, sei bella. No. Beh, però è qualcosa di ma quindi forte. Scusa, papà il calendario non l'ha mai visto? No, non l'ha visto. Ti sta guardando oggi? Sì, mi sta guardando. Come si chiama? Giuseppe, Peppino. Giuseppe. Mi spiace, ma quella l'ha fatta il calendario. Papà mi ha fatto così, è colpa sua. L'hai fatta così, l'hai fatta bella, ha fatto il calendario. Io mo le foto le sto mostrando perché, no? Oltretutto l'altra sera c'è anche stata una festa bellissima, sì, molto per bella. Il calendario, no? Sì. Di For Men. Sono stata contentissima, ho ricevuto attenzioni che non ero abituata a ricevere. Tuo padre non c'era? No, mio padre non c'era. Vabbè. Però è sempre con me, dai, alla fine. È sempre con te e adesso occhio Giuseppe. Sì. Peppi. Occhio degli occhi. O ti vai a prendere un bicchiere d'acqua o stai per vedere il backstage del calendario di Figlieta. Fai tu. Prego. Don't you give up. Grazie. Questo era il backstage, ma
C'è un mese preferito? Ecco, per esempio questo che stiamo, quello che vedi lì sul video, che mese è? Questo non è del mio calendario. Non è il calendario, cioè abbiamo un'immagine del calendario? Guarda, Barbara, sarò breve. Mi piacciono tutti gli scatti, perché grazie a Andrea Biavardi, che è il direttore di Formen, ho avuto l'ultima sulla scelta, quindi le ho scelte direttamente io. Questa che mese è, per esempio? Sarà agosto? Questo è marzo. È marzo, col mare dietro che dici, guarda, marzo fa caldino, quindi andiamo al mare. E un'altra, questa? Non ricordo adesso. Bellissima, quindi, ragazzi. Grazie. Corpo tutto naturale, ci tengo a dire, sono fiera di questo. Ma tu sei stata anche protagonista di un video che ha avuto 800 milioni di visualizzazioni. E quella che balla lì... Beh, sicuramente non grazie a me. No, grazie a te, certo, perché il protagonista è Pitbull. Pitbull, ma sì. Ma insomma, si riconosce, c'è questo corpicino... Che si dimena, che di fianco. Che si dimena, questo corpicino che si dimena, ed è lei, guardate. She won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Questo è stato un gran bel lavoro. Ma tu sai ballare? Sì, amo ballare. Ami ho fatto ballare. Anche latinoamericano quando ero piccolina, che balli di gruppo comunque. Hai fatto latinoamericano? Sì. Guarda, ma lo vedi che io sono una veggente? Sì. Sì, perché io ho chiamato Antonio Fiore e ti faccio ballare. Ma vai, dai! Antonio! Sì! I'm yelling timber, you better move, you better dance. Io quelle cose non le faccio. You won't remember, I'll be the one, you won't forget.